Ciao a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio parlarti di quello che penso riguardo a certe cose che sento dire ancora oggi nel 2020, cioè in poche parole fare il mercato regolamentato è fare un trading serio, fare un mercato OTC come mercato Forex come faccio io non è serio. Allora parto dal presupposto che mi è arrivato un messaggino, lo leggerò qui dal mio telefono, un messaggio privato su un social dove una persona, un ragazzo anche abbastanza giovane, mi dice ma scusi, a parte che non mi saluta, non dice nemmeno buongiorno, però lasciamo stare l'educazione, e mi dice: ah, ma per lei Forex vuol dire fare trading? Siccome non capivo la domanda, anche se un pochino percepivo questo tipo di risposta, ho chiesto di farmi capire esattamente cosa intendeva con questa domanda, e la risposta è stata nel senso che i professionisti non speculano sul Forex, piuttosto usano i future, gli swap per le valute. Il Forex è da principianti, almeno questa è la mia idea, così come i CFD. Meglio concentrarsi su mercati regolamentati tipo obbligazionario, azionario, eccetera, eccetera, con strumenti affidabili e broker regolamentati. Cioè, nessun trader nelle grandi sim o hedge fund cerca di trarre profitto dal Forex. Il Forex è una porcheria, mi dice questo qua, detto terra a terra. L'analisi tecnica, invece, abbinata alla fondamentale, è sicuramente interessante. Non so cosa c'entra mettere insieme l'analisi tecnica con un mercato, vabbè. Poi io gli ho risposto che vabbè, lui la vede così, io la vedo in un altro modo, ma va bene, insomma, buona giornata, arrivederci. E lui però scrive ancora, quindi si sente che probabilmente non gli ho risposto correttamente. Mi dice: no, la differenza è che tu non hai mai studiato economia né hai lavorato nel settore. Da 15 anni che faccio trading, gli istituzionali scambiano valute e muovono il mercato del Forex. È diverso dal fare trading sul Forex. Cioè, scambiare valute è diverso che fare trading sul Forex. Vabbè, questa è una sua idea. Meglio che vai a studiare. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi che a volte ci arrivano, però questo era, siccome è anche abbastanza ridicolo, mi piaceva discuterlo con voi. Non vado nel merito della persona che, da come scrive, l'educazione non gliel'hanno mai insegnata, e secondo, non ha nemmeno, probabilmente molto neofita, sentito un po' parlare, e ovviamente ha delle credenze, quelle sono, e neanche mi interessa di andarle a modificare. Però al di là di questo, l'argomento futures o comunque mercato regolamentato, mercato OTC, è un qualcosa che ogni tanto si sente in giro, e spesso si va un po' a classificare il trader che fa il mercato OTC come il trader così, che non guadagna, lo sfigato che fa un certo tipo di mercato, che tipo il Forex, che non è un mercato da professionisti, e invece i mercati regolamentati, che sono quelli veri, quelli dei professionisti. Allora, io parto dal presupposto che è ovvio che se io faccio un mercato OTC come faccio io, e io principalmente il 90% delle mie operazioni sono sul mercato delle valute, devo cercare di avere una controparte, quindi un broker che sia serio principalmente, che sia sano, e di broker sani non ce ne saranno milioni su questo mercato sul Forex, ma ce ne sono. Il mio, per esempio, che adesso non voglio fare pubblicità, è un broker serissimo, è dagli anni 70 che è nel mondo e non ha mai avuto nessun problema, e anzi è il top per questo tipo di mercato e sui CFD. Ci sono poi dei broker che sono serissimi, altri in giro per il mondo, in Italia, e propongono il mercato del Forex, come ci sono broker seri che propongono i mercati regolamentati. Probabilmente ci saranno broker anche un po' meno seri a offrire questo tipo di mercati regolamentati. Perché? Perché la serietà prende tanti punti, ma non era questo il tema. Quindi diamo per scontato che il broker lo abbiamo scelto serio, poi il tipo di mercato è fatto così. Cioè, il mercato del Forex è un mercato OTC,
è un mercato che poi ha anche le sue dinamiche di volatilità e posso capire che molti trader non sono in grado di guadagnare nel Forex, perché è completamente diverso da un mercato come quello magari dei titoli azionari o anche dei singoli titoli, ma anche delle commodity, è diverso. È molto efficiente, quindi, anzi è efficientissimo, quindi probabilmente con un certo tipo di approccio è un mercato difficile, ma non per questo è un mercato impossibile. Se tu non riesci a fare un certo tipo di trading sul mercato, cioè non riesci a essere profittevole, non è per forza che poi tutti non lo sono. Cioè, diamo per scontato questo. Primo. Secondo, se io poi credo, perché mi hanno detto e ci credo veramente, che il mercato regolamentato è più serio, questo non significa che poi il mercato regolamentato che è più serio ci permetta di essere profittevoli, perché poi alla fine, se noi abbiamo un broker serio, le dinamiche, al di là dell'approccio tecnico, ma le dinamiche che servono per essere profittevoli nel trading, per essere costantemente profittevoli nel trading, non esulano dal mercato. Cioè tu, per fare trading seriamente, costantemente, con risultato, devi avere un piano. Dico le tre concetti fondamentali: devi avere un piano e rispettarlo, devi avere in questo piano un certo tipo di risk and money management e rispettarlo, e ti devi essere costruito una mentalità forte che rispetta il tuo piano. Che tu faccia mercati regolamentati, che tu faccia futures, che tu faccia azioni, che tu faccia Forex, OTC, se tu non hai questi tre pilastri non farai mai profitto, sia che tu operi sul mercato regolamentato, sia che tu operi sul mercato OTC come il Forex, ok? Quindi, per concludere, mercato regolamentato, mercato OTC, se noi abbiamo un buon broker che ci dà i prezzi del mercato o i prezzi del Forex, che è un mercato fatto di market maker che danno i prezzi a questo mercato, poco importa, ho un broker serio, ho questi tre pilastri. Ecco una cosa, non vado a levereggiare il mio conto in maniera spropositata, perché anche questa è una delle cose che fa parte del piano, quindi uso leve sane, leva 1, quindi non leva, leva 2, leva 3, leva 4, quando siamo veramente, e già cambia la mia operatività e la mia costanza di risultato. Quindi, il mio parere, lasciate perdere tutte queste cazzate, regolamentato, non regolamentato. Il mercato Forex è un mercato OTC per la sua natura, e il mercato, per esempio, delle azioni è un mercato regolamentato da una borsa. Bene, cercate di capire qual è il mercato che vi piace di più tradare, focalizzatevi su quello e cercate di trovare un broker serio, sia se siamo con un broker regolamentato, sia con un broker OTC. Stop, poi il resto sono tutte alibi, tutte cavolate che ci inventiamo. Alla fine poi bisogna mettere insieme quelle cose che vi ho detto prima e far sì che quindi il vostro piano vi faccia avere risultato. Stop, tutto il resto sono cazzate. Quindi questo è quello che penso riguardo al tema mercato regolamentato, mercato OTC. Io faccio il mercato OTC fiero di tradare il Forex, lo farò ancora e continuerò a farlo finché mi darà risultato, ma non dovete, a mio avviso, cioè dovete cercare di abbassare un po' la vostra cresta da gallo, essere un po' più umili, ok? E cercare di capire che ci sono anche altri mercati che si possono tradare, e perché non siete voi in grado di tradarli, non è detto che anche gli altri non siano in grado di tradarli. Per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!